Bello. Simpatico. Che bello. Non ti ho mai visto così terrorizzato. Non voglio iniziare da un gioco dove si corre in mezzo alla strada. Mamma mia. Bello. Bello, bello, mi piace un sacco. Carino. Bello, bello, molto carino. Vai, fanne un altro, fanne un altro. Horror Cartridge Collection. CCC. Horror. Sì, effettivamente però quello che horror. Che Horror Cartridge Collection. Freeware Edition, proprio quella da poveracci, e noi questa vogliamo. 24 aprile è uscito, 2024. Siamo pronti. Siamo prontissimi, ci stiamo giocando solo noi in tutto il mondo. The Mall is not open, the Freeware Edition. Free play. Ok, questo gioco che cosa fa? Ti dà la possibilità di giocare a tanti minigiochi. Mm-hmm. Tutti horror. Però sono cartridge, sono cartucce, no? Quindi sono tutti quanti vecchio stile. Direi di iniziare dal primo a questo punto. Out of gas. Out of gas. Average clicker time 7 minuti. Ma che bello! Ti dicono pure. Ma ciliegia! Ma che il gioco fatto per me? Skip intro. No, vediamo. Scare perché 7 warning. Minuti puoi pure skippare l'intro. Scare warning. C'è pure lo scare. No, no, no. Disable fog, show playtime. Show tutorial. Va bene, sì. C'è pure il developer commentary. Ma che carino, che carino. Vai. Facciamo play e vediamo che cosa ci esce. Sono molto curioso. Fa schifo, comunque molto retro. Però bella. Bella, bella atmosfera. Sembra molto quello dei giochi horror della Chillas, vero? Oh, a me quanto mi piglia bene sto stile. Ma secondo te è perché sono vecchio? Ma perché sai che più di così non posso andare indietro? Cioè, più di così non si vede niente, capito? Però sai che mi fa più paura sta roba della roba super graficata a me? Perché è talmente retro che non siamo più abituati. Non so, c'è qualcosa di veramente vedi, speciale. 2 miglia mancano e abbiamo finito il carburante alla macchina. E quindi dobbiamo farci 2 miglia a piedi. Basta, questo è l'incipit. Questo ma è io tutto. Taglierei per il bosco, però. Perché taglierei? Secondo me non ci fa andare per il bosco. Non mi portare nel bosco. Sì. Non abbiamo torcia, non abbiamo niente. Ah, ah. No, quelle sono le luci delle macchine. Ma io ho sentito qualcosa. Torno sulla strada un attimo, perché magari troviamo una torcia prima di addentrare. Quanto sei prudente. No, perché è un gioco fatto da uno sviluppatore se va bene. E quindi? Sono i passi quelli che senti. Sembra che ma ne sento uno a sinistra e uno a destra. Sembra che ci corrano dietro. C'è una pozza. Ah, ah. Ok. Ok, una strada molto molto importante sta per riaprire nella contea. Forse questa però. Non c'è nessuno. No, vedi, siamo nel mezzo del cammin di nostra vita. Ma... e l'unico punto di riferimento nostro era la macchina che adesso non si vede nemmeno più. Lui ha lasciato i fari accesi nel frattempo. Mo che torna dalla stazione di servizio non la riaccendi nemmeno. Due fari? Zio fanale, stiamo girando in tondo. No, è un'altra macchina. È un'altra macchina, è un dello stesso colore della nostra. Ma io dico... è un taxi. Vuoi un passaggio, sì o no? Sì. Salta dietro. Va bene. Il tassista, cosa può andare male? La ricerca del tuo corpo è finita 6 giorni dopo. Non è ancora... è ancora sconosciuto che cosa ti è successo e dove sei. Ok, quindi non dovevamo... No. Quindi è cattiva la situazione. Sì. Riavviamo. 7 minuti ci vogliono per fare questo gioco. 7 minuti se corri, penso. 7 minuti se non muori, ucciso dai tassisti. Vabbè, basta evitare che qualcuno di speed limit... Comunque mi sembra una sorta di denuncia verso i tassisti. Che sappiamo che non sono di solito persone così... assassine, però può capitare il tassista. Praticamente se questi ti vedono, cioè la strada è tutta dritta, c'è da dire questo, non penso che bisogna girare a destra o a sinistra, però è fatta di scelte cattive, col cazzo che vengo da te. Io ci andrei solo per rifiutare. No, ma poi metti che dice... ci ha suonato, ci sta a fare catcalling sto figlio di puttana. Cammino a marcia indietro. Io non camminerei a marcia indietro. Perché? Qualcosa... nessuno si aspetta di camminare a marcia indietro. Chi cammina a marcia indietro? Ah, un documento, prendi. Vogliamo leggerlo? Certo. E se mi abbasso e quello arriva e mi mette sotto? No. Ah!
è stato ucciso. Ok, un tassista è stato ucciso da un passeggero che l'ha attaccato. Attaccato perché ha avuto un episodio di schizofrenia, di qualche problema psicotico. Quindi e lui è andato a scontrarsi contro un albero. Quindi quello che sta nel taxi probabilmente è questo schizzoide. No, se lo schizzoide è stato arrestato, cioè io lo metterei in galera, insomma. Ma quello ci ha ucciso. Boh, sono tutti schizzoidi i tassisti. Io mi metto a bordo strada, non si sa mai che... Cazzo, è un pisello volante. Non lo so. No, mettiti, è stato un bug. È stato un glitch, anzi. It's too heavy. Era un sei glitchato. I don't want to try and open. What the fuck is that? Allora forse era normale che facessi quella cosa strana. Qualcosa si è infilato. Qualcosa stava lì. Però sembrava proprio un glitch. Sembrava un cazzo lunghissimo. Secondo me se ci fossimo andati addosso saremmo morti. Dici? Sì. Siamo a metà strada. Me ne vado in mezzo agli alberi adesso, faccio come dicevi tu. Tanto so che devo andare praticamente dritto, vado qui, mi organizzo mentalmente, so che devo andare verso questa direzione, più o meno per un minuto e mezzo, due. Quindi più o meno, contando, capito, sto contando in testa. Per un minuto e mezzo, due. Eh sì, perché poi se sbaglio va a finire che non lo troviamo mai più. E potresti superarlo, vabbè. Sono i lupi, sono i lupi. Torna sulla strada. Sto tornando sulla strada, molto velocemente anche. I lupi, tracce di sangue. Telefono. Col cazzo che rispondi. Dai, rispondi. Ma no, ma è chiaro che se mi fermo qualcuno viene a destra e a sinistra e mi incula. No, rispondi, dai. È un gioco horror, perché non vuoi... Ma perché non voglio riniziare? La cosa più horror è iniziare qua. No, vai, rispondi. Mi senti? Io riattaccherei. Ma lo sentiamo? Ma se diciamo no, ci incula. Se diciamo sì, ci incula. Ma perché? Ma che mondo credi che sia questo? Sì. Bene. Questo è bene. È così bello parlare di nuovo con qualcuno. No. Sei ma da vaffanculo solo. Vaffanculo, me ne mando. Sei da solo. Vaffanculo. Non mi interessa. Vaffanculo, rivado in mezzo ai boschi. Preferisco. Non ti ho mai visto così terrorizzato. Non voglio iniziare da un gioco dove si corre in mezzo alla strada. Io ragazzi non ho parole, sono allibito. Ma lo sto finendo però. Sono alle berry. Rocco, un guramami, da t'ho visto passare mi sono cagato sotto perché sembrava la coordinazione dello schermo. Non sono abituato a questa profondità. È vero. Vedi che se passavo in mezzo alla strada... No Rocco, ti vedo con la coda del no. C'aveva le luci rosse, ma avrebbe messo sotto. No, erano gli stop, credo. Oh, dove sei arrivato alla fine della strada? E non hai trovato la stazione di servizio. Come ha fatto quello a passare se c'erano i birilli? Infatti lui non è passato. È passato lasciando i birilli. Che ci fanno qua? Perché i van... Perché il van non li ha colpiti? Devo andare intorno a questi. Devi sorpassarlo, ragazzi. Ma io passo in mezzo all'erba e non c'ho problemi. C'ho più problemi con le macchine che mi mettono sotto quei lupi. Anche perché erano massimo un paio di lupi, quando su due non attaccano. Posso dire che mi piace molto l'atmosfera di sto gioco? Sì, sì. Non mi piace come lo stai giocando. Perché? Scusi, io voglio finire. Ho capito, ma non devi prendere... È un gioco un horror. Ma perché dobbiamo morire in mezzo alla strada? Io devo finirlo il gioco. Sì, ma devi lasciarti... Poi ci giochi come vuoi e ti fai uccidere 600 volte. Ma devi lasciarti inquietare. Io mi sto facendo inquietare, per questo passo in mezzo alle foglie. Te lo stai a jailbreakare il gioco. No, sto solo passando in mezzo tra... A metà, tra... probabilmente la tagline dei lupi e la tagline degli assassini su strada. Questo è il problema. Sì, sulla tagline di chi va a pisciare, insomma. Esatto. Però posso dire che stai camminando per il triplo del tempo del primo miglio ormai. Ho sentito. C'è qualcuno che allama na lama. C'è qualcuno che stava limando un coltello. Ho sentito pochissimo, ma l'ho sentito. È meglio cambiare sponda. Andiamo a destra adesso. Perché si è fatto più buio? Compa.
Perché hai cercato di fottere il gioco ti sta per fottere. Il tuo corpo è stato trovato al lato della strada il giorno dopo. Devi giocare! 6 minuti, c'ero quasi! Ma devi giocare! E c'è? Cioè, devi interagire con più elementi. Fai tu. Non è! Perché non mi voglio mettere strano. Cosa non ti vuoi mettere? No, non mi voglio mettere in posizioni strane. Beh, questo lo puoi giocare col gamepad. Ma l'ho rimesso via. C'era un save game. Vedi? Infatti ho caricato. Quella cosa mi ha quasi ucciso, vedi? Ma non è vero, comunque stavamo qua. Andiamo andare in mezzo alla strada, come vuoi tu, va bene. Siamo in mezzo alla strada, nessuno ci può... Posso saltare. Però è Unreal, quindi... Potevo saltare sulla macchina. Potevo provare a farmi investire, magari era quello il punto. Non credo. Era una macchina fantasma, dici? Posso saltare così mi sento un passo per volta? Probabilmente il contapassi. Oh, vedi? Quando non cerchi di sfondare il gioco succedono cose. Dovrei andare indietro e... Vabbè, lui ha detto dovrei andare indietro. Perché devi mettere benzina? Ah, per quello forse ho superato il coso perché non l'avevo visto prima. Andare avanti significa... Vedi, quando cerchi di jailbreakare i giochi... No, c'è una macchina del tassista solitario. Oh, è la tua. È la tua. È la tua, sei tornato indietro. Ho finito il gioco? Anche io giurerei di aver parcheggiato molto più lontano, certo. Dice lui. Ho finito il gioco? Finito il gioco! Bravo Nico. Aspetta, non è ancora detta l'ultima parola. Vedi che ti lascia pure... Il tuo corpo è stato trovato? No, secondo me no. Nessuno ti crede. 8 minuti. Ok. Bene. Carino. Bello, molto carino. Vai, fanne un altro. Questo gioco si chiama Nightmare e puoi giocarlo col gamepad. Bene. Stai più comodo? Sì. Hai visto l'importante è che non possiamo metterci anche un divano con tutto lo spazio che sta qua. No, il divano sarebbe pure peggio. Ti metto una poltroncina. Magari. E io gioco sulla sedia. Va bene. Come gli anziani. Vuoi pure la vibrazione dietro? No, la vibrazione non mi serve, mi basta sul controller, che è una cosa che su tastiera non ho. Bello! Siamo un bambino. Sono nella mia stanzetta, ma è ancora più minima la grafica di questo. Sì, perché credo che siano, sai, ognuno... Però... Ogni sviluppatore è un gioco. Come si fa a dirgli che vuole... con trigger. Allora, time to change... Ok, non mi posso cambiare... Mi piace, mi piace, ma perché non lo conosce nessuno questo? Lo conosco solo io. Bene, anch'io lo conoscevo. Ma non so perché ce l'avevo installato sul computer. Si è installato da solo, è un virus. Non so se me l'avete... ma non me l'avete potuto regalare voi. Non me l'hanno potuto regalare loro. Qua dice che non vuole svegliare mamma e papà. Quindi sì, è chiaramente un bambino. Ma che soffitto ha? È una mappa di Doom questo appartamento. Vabbè, mo non esagerate. Pure c'è le mattonelle sotto sopra. Guarda quanto è bello. Madonna, ma è troppo alto comunque, sì. È un lavandino. Un lavandino. Puoi lavare le mani. Guarda lo scopettino che si gira per sé. Piacerebbe un sacco saper fare questa tipologia di giochi. Io te l'ho detto, tu devi tornare a fare un po' il programmatore. Così facciamo dei giochi bellissimi a te. Ci vuole troppo tempo. Just the closet. It's just the closet. È l'armadio. Non mi è permesso uscire da solo. Quindi siamo proprio piccoli. Siamo piccolissimi. Televisione. La televisione fa casino, non posso accenderla perché è notte, giustamente. Questo gioco si chiama Nightmare, quindi potremmo essere ancora nel sogno. Potremmo essere ancora nel sogno, è vero. La grafica... Con tutto... La grafica è incredibile, la adoro. Certo, questo divano deve essere un po' scomodo. Beh, insomma, è un tatami praticamente. E quello sicuramente... Deve essere caduto dal camino. Underfly. Ma che cazzo è? Cos'è? È un qualcosa. Dovrei tornare a letto adesso.
Vabbè, torniamo a letto. Sì, però non ho capito questo oggetto che cazzo sarebbe. Sarà un copricamino. Che rana? Mi sta inculando da dietro. Ti sta facendo del male. File to escape. Hai sofferto una... Ti sei beccato un attacco di cuore mentre dormivi e sei morto. Sì, perché ti ha preso quello cattivo. Ho capito, ma io che cazzo gli devo fare? Devi scappare. Devi tornare a letto quando ti dice torna a letto. Vai a letto! Ho capito, ma io ci stavo a tornare. E questo manco parla. Vabbè, perché è più veloce di te comunque. Devo capire perché devi arrivare qua e trovare questa cosa strana in terra. Se sei girato da solo o sei... Sì, no, si gira lui. No, sono io che decido. Forse gli dovevamo tirare presso qualcosa, sai? La merda, che gli tiro? Sì, gli devi tirare indietro qualcosa. Ma corri. No, lui passa in mezzo alle cose. Non posso correre. Oddio, mo sto correndo. Ah, con L. Con L Madonna. Ok, quando corri sei più veloce di lui. Ah, infinito. No, non posso tornare in camera mia. Che è un incubo. C'è qualcosa. Wake up. Perché quando dormi non riesci a leggere. Ma no, sono troppo piccolo per leggere. No, no, quando dormi non riesci a leggere, è una cosa comprovata e saputa. Ah sì? Prova a leggere qualcosa quando sei in sogno, se ci riesci. Mentre sogni? Mo, t'appesca. C'è uno sghignazzino. Ah sì, sto sentendo. Non so se devi andare verso... ma così ci perdiamo. Io farò sempre questo. Sento lo sghignazzino da queste parti. Eccoci. Che cazzo sei? Mamma mia. Bello. Simpatico. Che cazzo succede? Non potevi andare così su, magari? Mazza che trip, raga! È un trippone! Non so chi chiamare. Però sicuramente qualcosa di suono. Però mi ha chiuso qua dentro. Ma era chiaro. Run and hide. Ah, dovevo andare con la freccetta. Scream and cry. But it's no use. Arrivo per te. Cosa c'è dietro? Probabile. Potrei averlo anche davanti questo mostro. Dove giri? Perché Stefano? Comunque è un tripposo, eh? Bello. Bello, bello, mi piace. Bello perché so che non c'è un gameplay in quello che sto facendo, è solo atmosfera. Dici che secondo me c'è un modo per arrivarci prima. No. È una sorta di codice. Porca troia, ce l'ho dietro. Mi fa bene le curve, eh. Driftman. Però come fa bene le curve, bello. Sì, sto usando il gamepad. Immaginate che ci fossi io al comando con mouse e tastiera. Sarebbe un po' più sbruffato. Cioè, sempre alle spalle, lo sì, sento sì, proprio. Però ho trovato un bel rettilineo. È passato. È passato, è passato. Che bello. Quanto si può fare con poco? Con poco, vero?
Quando vedo queste cose mi ricordo sempre che si può fare veramente tanto, tanto, tanto con delle stronzate. Dobbiamo fare un videogioco, io e te. Dobbiamo fare un bel gioco. Ma io non so come si gira queste cose. Jump. Il foglio secondo me ci aiuta. Ok. Bello, bello ragazzi. Molto siamo figo. Finiti. Sembra tipo una gigantesca libreria. Non lo so, il dettaglio è un po' basso per poter vincere tutte queste informazioni. Ma è la nostra stanza senza letto. Apri l'armadio. Non è interagibile. È la nostra stanza senza il letto, ragazzi, fighissimo. Non si può cadere. Bello. Sentite dei rumori molesti, è Rocco che sta facendo rumori molesti. È Rocco che è morto in questo momento. È tutto estremamente minimale, però funziona, cioè l'atmosfera è veramente ottima. Io con una bella storia potrei giocarmi una campagna di 30 ore così. Ma perché sai che fra un po' cambia qualcosa? Ti fa girare in tondo, capito? Maiale. Ti ha fatto girare in tondo e tu giustamente gli hai permesso di fa. Mo cambierà ancora, sicuramente sarà una salita, una discesa, un turpinino, un'area più grande, la cucina della mamma e del papà. Che però non è un cesso in cucina. Vabbè, ma il sogno di un bambino, insomma. Sta ricostruendo la casa sua. Cioè, se in cucina vuol dire che mangi... Occhio. Sto spostando le mura. Vattene. Che fai, salti? Che cazzo vuoi che faccia? Se noi siamo finiti. Se non cazzo. Vedo un cazzo. C'è una torcia. Qual è la T? La Q? F. No, F quell'altro. C'è niente, ragazzuoli. Non posso accendere la torcia. Bella, magari trovi la torcia. C'è qualcuno intrappolato. There is a doll in a cage. Mi domando perché ci sia una bambola in una gabbia. Io mi domando perché tutto così boia ci segue la gabbia. Giochiamo. La bambola si è svegliata. C'aveva un coltello. Che carino. Non siete un cazzo. Perché qui c'è un sacco di luce, ragazzi, mentre noi registriamo, ma qui. Bellissimi questi giochetti. Se sono tutti così è un capolavoro. Belli, brevi. Intensi. È uno specchio. Dov'è il mio riflesso? Ah, ok, quindi non ci riflesso. Ah, il riflesso della bambola. Mo esce. No, no, devi entrare nella porta. Se porte che si aprono così. Bello, bello. Mi piace. Ah ah. Un robot? No, no, no. Un robot. Ah, hai trovato un collezionabile. Pensavo che. Ti ha detto bye bye. Se n'è andata la bambola. Cioè, ha fatto il suo giochetto e adesso. Non ci ha fatto caca sotto più di tanto. Dalle tempo. Non credo ce la siamo proprio tolta di torno, eh? Ma forse ogni piano c'ha un mostro? Sì, anche se... Adesso c'è un carion. Da come era partito credevo che fossero tutti molto ostili, invece questi... Porca puttana. No, è tornato. Non si vede niente. Non vedo niente. Corri, corri, corri. Premi lo stick. Vai, vai, vai.
dai, corri, corri. Porca puttana, non vedo una sega, ragazzi. Sinistra. Ottimo, il pavimento bianco almeno ci aiuta un po'. Vai, run. Non sbagliare a fare curve, non driftare. Siamo tornati in casa. Infatti questo era il piano del tizio con la strada. Doveva dormire forse? Nell'armadio non c'è nessuno. Oh oh. Si stanno aprendo le pareti. Ti sei svegliato e ti sei dimenticato del... Minchia, in 10 minuti abbiamo finito prima degli altri. Siamo stati bravi, ragazzi. Bello, bello, mi piace un sacco. Bellissimo. L'avete visto il titolo all'inizio? Io me lo sono già dimenticato. Horror Cartridge Collection. Sì, Horror Cartridge Collection. Bello, bello. E questo è freeware, a questo punto è da comprare, perché sono tanti mini giochi da... Sì, la versione definitiva la compreremo, anche perché è content per questo canale, perché secondo me è bello anche da seguire questo tipo di video. Sì, sarebbe bello fare un video a video, cioè un gioco video, a video, da 7 minuti. Però in questo caso ne abbiamo fatti un paio, poi vedremo quegli altri. Fateci sapere se vi piace. Magari poi ce ne sono alcuni da mezz'ora, quindi facciamo solo quello, però questi da 7-15 minuti. Bello. Alla prossima.